E ogni giorno, intorno alle 10, 10 e mezzo, arrivava puntuale un pescatore, piazzava sul banco tutto ciò che aveva pescato durante la notte, si guardava in giro e gridava a tutti: "Uè! La funicolare era pronta, la gente non si fidava di salire lassù, pensarono bene di rivolgersi a un uomo di musica, danza, che in brevissimo tempo scrisse questa melodia, che in altrettanto brevissimo tempo divenne l'inno prima in periferia e poi nel centro. Non si sa se per effetto della musica, perché i tempi erano già cambiati e maturati, prima 2, poi 4, poi 10, la funicolare ebbe un suo grande successo. Il mercato sempre più fiorente e il vecchio puntuale come la cambiale alle 10, 10 e mezzo lì si guardava in giro e gridava a tutti: "Uè! Nel 1967 c'era un programma veramente bello, interessante, poi ancora oggi lo copiano, perché X Factor, da dove nascono? Dall'idea di Sette Voci. C'era un giovane presentatore scappato dalla Sicilia, bassissimo, più basso di me, si è visto in televisione. Poi dal vivo capisci la differenza. Io ebbi l'onore di lanciarlo, di conoscerlo, e devo dire che da quel momento in poi non ci siamo mai lasciati, neanche stasera.
mi vide vestito da quasi operaio, perché io lavoravo allora nel... No, che breda, agli innocenti, ma non dovevano tutti innocenti, dovevamo tutti metalmeccanici. E tu mi dicesti, Alba, ma perché non metti un vestito un po'? Dico, tu lo puoi dire perché hai qualche lira più di me. A me mi avevano prestato 40.000 lire per comprarmi quel vestito che avevo addosso. Poi, sai perché tu qualche qualità ce l'hai? Allora quando ho sentito questa frase ho detto, allora è vero,